Sono stati 150 i soccorritori che la scorsa notte hanno partecipato all'esercitazione effettuata sulla A22 all'interno della Galleria del Virgolo a Bolzano, che per questo motivo è rimasta chiusa dalle 22.30 con il traffico deviato sulla statale del Brennero. Devastante la scena che è stata simulata per testare al meglio tutte le componenti dei soccorsi in questi casi. Alle 23.55 un autocompattatore che procedeva in direzione nord è sbandato posizionandosi di traverso sulla carreggiata. Il veicolo che seguiva non è riuscito a fermarsi e si è incastrato sotto il pesante mezzo e successivamente è stato tamponato da un'altra vettura a sua volta centrata da un mezzo pesante con fuoriuscita di carburante e un principio di incendio. All'interno della galleria è stato per fortuna per finta il caos, con diversi feriti, persone incastrate tra le lamiere, un forte fumo e altre persone che vagavano nel tunnel in preda al panico. Lunghe code e, come se non bastasse, fuori dalla galleria si è verificato sempre per finta un secondo incidente. L'intervento di oggi è un test, come altri che abbiamo fatto, decisivo per incrementare i livelli di sicurezza. Questa è una galleria che si trova di quasi 1000 metri di estensione, che si trova in un ambito urbano, quindi interessa l'abitato di Bolzano, quindi con un sacco di implicazioni complicate. In azione l'imponente macchina dei soccorsi, mentre tecnici, rappresentanti di enti e istituzioni hanno assistito all'esercitazione su un maxi schermo predisposto sotto l'impalcato del viadotto di Bolzano. In particolare sono stati monitorati il coordinamento tra le varie sale operative, le comunicazioni in situazioni di emergenza, la messa in sicurezza delle persone coinvolte e la gestione della viabilità. È stata inoltre testata la funzionalità degli impianti di sicurezza presenti in galleria. Come tutte le attività un po' specifiche, un intervento in galleria sicuramente per noi è un grosso problema e dobbiamo affrontarlo con serietà e dobbiamo affrontarlo preparandoci bene, preparandoci sia in modo teorico, con esercitazioni, non all'interno delle gallerie, ma ancora meglio quando le possiamo fare in galleria. L'esercitazione è durata nel complesso poco più di 2 ore e il traffico è tornato a scorrere in modo regolare sulla A22 a partire dalle ore 3:10.